Buonasera, gentili telespettatori, ancora una volta assieme a seguire gli avvenimenti di questa giornata. La prima pagina la dedichiamo ancora ad un altro episodio di morte sulle strade. Bisogna prestare maggiore attenzione, particolarmente in periodi come questo, dove la gioia, la felicità del momento, dell'attesa del Natale in maniera generale, forse ci porta ad allentare le attenzioni. Questa volta nel Ragusano, a Pozzallo, ha perso la vita un 14enne che era su uno scooter che è andato ad impattare con un'auto. Vediamo. Per le strade siciliane, quella che precede il Natale è certamente una settimana tragica dopo la morte ad Acireale del 16enne centrato a bordo del suo scooter da un'auto che viaggiava a controsenso in Corso Italia, secondo i primi rilievi del commissariato di polizia di Stato. La scorsa notte, altro tragico incidente stradale, ancora una volta con un minore purtroppo vittima, poco dopo le 22, infatti, a Pozzallo. Per cause ancora in corso di accertamento, sono venute in contatto una Citroen, uno scooter con a bordo un 14enne, Matteo Guastella. Purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. L'incidente, come si vede dalle foto di Franco Assenza, in via Australia nei pressi dell'ufficio tecnico del comune. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati dai carabinieri, che stanno anche verificando l'eventuale presenza in zona di sistemi di videosorveglianza che possono avere ripreso scene utili per la ricostruzione della dinamica. Sul posto, appena diffusasi la notizia, sono arrivati i parenti di Matteo, disperati, i genitori, il fratello di un ragazzo che chi lo conosceva lo definisce sempre simpatico e sorridente. Si tratta del nipote di un commerciante molto noto nella zona di Modica Sorda, oltre che ragazzo molto conosciuto nel paese. La procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta. E adesso parliamo della vicenda che ha visto coinvolti i due fidanzati del messinese in Inghilterra che sono stati uccisi a martellate. Ci sono un po' degli sviluppi nella situazione. Parrebbe che la polizia inglese abbia fermato uno che probabilmente era stato anche coinquilino del ragazzo. Vediamo. Sarebbe l'ex coinquilino, anche lui di origini italiane, il killer di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i due fidanzati siciliani trovati morti nella loro casa all'interno di un'abitazione a Tornabintis, un comune di quasi 25.000 abitanti nella contea del North Yorkshire in Inghilterra. Il presunto assassino, un 21enne, forse siciliano come le vittime, di cui non sono state rese note le generalità, è stato fermato dopo l'omicidio che sarebbe stato compiuto con un martello. Ma sul movente è ancora giallo. Per questo gli inquirenti inglesi sono al lavoro per cercare di ricostruire esattamente quello che è successo. Nino Calabrò aveva 26 anni e si era reinventato croupier dopo aver lavorato nei ristoranti. Francesca Di Dio, 20 anni, faceva l'estetista in Sicilia. Lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagna Reale, stavano insieme dal settembre di 3 anni fa. La ragazza aveva raggiunto il fidanzato in Inghilterra per le feste di Natale circa 2 settimane fa. I due non rispondevano da 2 giorni alle chiamate dei genitori, i quali hanno poi allertato alcuni amici che mercoledì, intorno alle 14:10, hanno avvisato le forze dell'ordine che hanno ritrovato i loro corpi senza vita. L'ufficiale investigativo della polizia, Peter Carr, ha rivolto un appello a eventuali testimoni, a chiunque sia passato davanti alle abitazioni di Thornaby Road approssimativamente tra le 10 e le 11 di mercoledì 21 dicembre e abbia visto qualcuno agire in modo sospetto. Intanto nessuno in Sicilia riesce a credere a quanto sia successo. I genitori del 26enne sono subito partiti per Londra, da dove si recheranno a Thornaby. La madre, Salvina Cappellano, opera nel campo del volontariato nella sua parrocchia, mentre il padre, Salvatore, è sottufficiale della Guardia di Finanza. Anche i genitori di Francesca hanno lasciato la loro casa a Montagna Reale, diretti a Londra. E un altro siciliano, un altro giovane siciliano, 23 anni, Christian Zoda, del Messinese, ha perso la vita mercoledì scorso dopo essere stato ricoverato in ospedale perché colpito da proiettili che sono stati sparati da un 52enne, perché la polizia tedesca ha già in qualche modo preso questo indizio, il quale fra l'altro era lo zio, scusate, della fidanzata del ragazzo, fidanzata che
stata trovata sepolta nella casa del 52enne. E la ragazza, Sandra Quarta, 20 anni anche lei, assurdità di queste cose che succedono. Cambiamo decisamente argomento, la cronaca, la vita ci porta a queste variazioni e andiamo però a Catania, dove c'è una vasta operazione da parte dei NAS per fermare quelli che sono i momenti particolari che in questo periodo si hanno con i botti, molti dei quali sono illegali e arrivano dalla Cina. Vediamo i particolari. Pistacchio per oltre 7 tonnellate, lavorato in un deposito di frutta secca, oro verde fresco, preconfezionato, invaso però da larve di insetti parassiti che lo hanno reso non idoneo al consumo umano. Poi, ancora, in un altro luogo, centinaia di preparati a base di carne allestiti per la successiva commercializzazione, ma tra il degrado con materie prime per oltre 1000 kg accatastate promiscuamente all'interno di una cella frigorifera fatiscente. Quindi, ancora, un laboratorio di pasticceria nella zona ionica con decine di chili di prodotti semilavorati di origine e provenienza sconosciuti. Sempre nell'area etnea un panificio che versava in pessime condizioni sanitarie e strutturali e che produceva quotidianamente ingenti quantitativi di pane destinati a una nota catena di supermercati. Infine, nella Cese, una rivendita di prodotti importati dove sono state sequestrate luci natalizie prive della prescritta marchiatura comunitaria. Sono solo alcuni dei controlli per il contrasto alle attività illecite e alle contraffazioni eseguiti dai NAS di Catania nell'ambito della sicurezza alimentare e sanitaria condotti nel periodo prenatalizio sia a Catania ma anche nelle province di Messina ed Enna. Tra questi anche il sequestro di circa 2.500 articoli tra luminarie elettriche e dispositivi elettronici multifunzione sequestrati a Catania nel centro storico a carico di un grossista che li importava senza indicazioni in lingua italiana e privi delle prescritte schede di sicurezza. Nel messinese, nella fascia tirrenica, sono stati controllati alcuni mercatini di Natale sequestrati, preparati a base di carne e prodotti caseari di origine e provenienza incerta, privi di documentazione comprovante la filiera alimentare, numerose confezioni pure di luminarie elettriche e dispositivi elettronici di produzione extracomunitaria. L'operazione prenatalizia ad ampio raggio si è chiusa con sequestri e multe. E adesso siamo in clima natalizio, oggi 23, domani sarà la vigilia, quindi siamo nel clou di quelle che sono le manifestazioni del Natale. Ma una delle particolarità del Natale è quale sarà il clima, che temperatura avremo. Fortunatamente c'è bel tempo, quindi afflusso dei turisti, ma anche gite fuori porta da parte nostra. Siamo andati ai giardini Naxos, vediamo. Giornate assolate ad un tiepido sole che invitano alla gita fuori porto a passeggiate in riva al mare. Giardini Naxos si segnala anche in questo periodo natalizio come una delle mete preferite per trascorrere qualche giorno di vacanza. C'è anche che compatibilmente con le condizioni del mare decide di fare un tuffo in acqua a conferma di un clima che almeno per i prossimi giorni si confermerà gradevole grazie alla presenza di un anticiclone con temperature che nell'isola potrebbero arrivare anche intorno ai 25 gradi. Un crollo delle temperature peraltro è previsto invece dopo il 29 dicembre. Sì, effettivamente dobbiamo dire che è questo clima che ci permette di uscire tranquillamente e indossare anche capi abbastanza leggeri ha permesso alla gente di vivere momenti di passeggiate, spensieratezza che hanno arricchito un po' i sabati e le domeniche qui a Giardini. Quindi nonostante sia ormai dicembre inoltrato e Natale è vicinissimo, ancora la gente tranquillamente esce e fuori prende il caffè e gode di questo scenario che effettivamente sembra parlarci ancora di un'estate che non sembra finire. Giardini Naxos, malgrado la vicinanza estrema con Taormina, si conferma sempre una delle mete preferite. Allora, Giardini continua ad esserlo perché, io lo dico sempre, in questi periodi regala soprattutto per le famiglie la possibilità di passeggiate in tranquillità. Noi abbiamo una spiaggia immensa dove molto spesso le famiglie si riuniscono e i bambini hanno margine grandissimo di libertà per giocare, per spaziare, così come tanta gente scende per passeggiare o leggere un libro. Giardini è proprio il luogo ideale in cui spendere le proprie giornate, soprattutto con un dicembre con tanto sole come questo.
E poi c'è un'offerta che avete messo in atto anche per il periodo natalizio, con tante manifestazioni che non mancheranno di attirare la gente. Sì, abbiamo studiato un cartellone di eventi che punta appunto a coinvolgere i più piccoli, gli anziani, ma anche tutto l'intero pubblico. Abbiamo iniziato con il mercatino di San Nicola, un mercatino che è anche una tradizione portata avanti dalla parrocchia raccomandata e che vuole oltretutto insegnare l'importanza della figura di San Nicola ai più piccoli, per continuare poi con attività sempre comunque studiate con l'apporto della Chiesa insieme alla parrocchia di San Pancrazio e ancora alla parrocchia Immacolata, diversi appuntamenti ma anche incontri con l'autori presso i locali della nostra biblioteca Lorino Mangano, quindi non manca quasi nulla. E ciliegina sulla torta, la Sicilia e in particolare la zona etnea ha un alleato fenomenale, che si tratta dell'Etna, con l'eruzione che dà spettacolo e una attrattiva fenomenale per quanto riguarda coloro i quali non avrebbero la possibilità in altro luogo di poter vedere l'eruzione così spettacolare com'è. Fra le altre cose non ci sono problemi per quanto riguarda l'aeroporto di Catania, la colata lavica ha tracimato nella Valle del Leone, si trova ad un'altezza di circa 2600 metri, ma è lo spettacolo che l'Etna dà, come se sapesse che in questo momento c'è bisogno di aggiungere ciliegie sulla torta per l'attrattiva turistica. E adesso occupiamoci invece di quella che è la beneficenza che normalmente si fa dalle varie istituzioni nel periodo di Natale, è un modo per far sentire meno soli coloro i quali sono realmente soli, sia da un punto di vista di vicinanza di parenti o amici, sia per quanto riguarda i bisogni e le necessità. Andiamo a Catania. 70 abbracci cuore a cuore a chi questo Natale si sentirà meno solo grazie ad un piccolo grande gesto qui nella corte di Palazzo degli Elefanti a Catania, dove a mezzogiorno in punto famiglie d'anziani in difficoltà sono stati accolti per il pranzo solidale promosso dalla presidenza del Consiglio Comunale e dai Lions Club International a favore proprio dei cittadini che si trovano in condizione di grave svantaggio economico e sociale. L'iniziativa rientra nel programma di progetti del Club Service Una Mano per chi ne ha bisogno. Abbiamo colto l'occasione, l'opportunità di realizzare e organizzare con il Consiglio Comunale e con la Presidenza del Consiglio Comunale l'apertura delle porte del Palazzo Comunale alla cittadinanza e noi come Lions Club, che siamo dediti a servizio costante per la solidarietà e sussidiarietà ogni giorno, noi ci siamo assolutamente ben posti per organizzare, abbiamo organizzato questo importante pranzo di solidarietà, pranzo di Natale in occasione delle festività natalizie per dare un pasto completo ai persone bisognose, ma soprattutto per dare un senso di accoglienza, di abbraccio, di sorriso, di apertura e di affetto da parte della città di Catania. Un evento eccezionale, c'è bisogno di accoglienza e di abbraccio da parte delle istituzioni? Assolutamente, sappiamo Catania è una grande città dalle grandi potenzialità ma ricca di contraddizioni e di disomogeneità e aree di rischio non indifferenti. Il Consiglio Comunale ha voluto dare un segnale, il palazzo è dei cittadini, il palazzo non è di noi amministratori, con uno sguardo rivolto in modo particolare ai bisognosi, alle nuove povertà sempre più crescenti. Grazie ai Club Service del Lions e alle associazioni che si occupano dell'unità di strada, che portano la solidarietà, noi stiamo coniugando appunto la solidarietà con la sussidiarietà che spetta a noi amministratori ed è ovviamente un segnale, capiamo che così non possiamo risolvere alcun problema, ma è un segnale che mandiamo alla città e a chi soffre, perché proprio ieri sera abbiamo anche approvato una delibera importante con i sostegni per le famiglie in difficoltà che devono pagare la Tari. Spostiamoci a Palermo, restiamo nello stesso campo della solidarietà, vediamo cosa si è fatto e cosa si farà. Alla missione San Francesco dei Frati Cappuccini di Palermo, l'opera di solidarietà non si ferma mai. Le cucine sono operative 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.
Grazie all'impegno dei tanti volontari viene offerto un pasto caldo ai più bisognosi. La mensa dei poveri è aperta tutti i giorni a pranzo, compreso il giorno di Natale. All'interno della cucina ognuno ha un compito preciso, si va veloci, c'è chi pensa al primo, un piatto di pasta, chi prepara l'antipasto e il secondo. A trovare ristoro in missione sono oltre 400 persone. Il lavoro quotidiano è quello di offrire, oltre che la possibilità anche dell'igiene personale, eccetera, quello di mangiare, avere un pranzo assicurato che va diciamo quasi dall'antipasto fino alla frutta, cioè in modo tale che non sia soltanto sfamare il corpo, ma dare la certezza che questi nostri fratelli hanno una famiglia qua, hanno una casa, ha un punto di appoggio, un punto di riferimento importante. Ecco, sono famiglie, sono persone rimaste sole, sono persone che da sole non ce la fanno, che magari quella piccola pensione che prendono non gli basta per poter sbarcare il lunario, sono tutti coloro che sentono, senza mai vergognarsi, perché noi non diamo questo senso, perché serviamo e ci sediamo con loro, condividiamo con loro la stessa esperienza. La solidarietà qui è di casa, la missione è un posto accogliente, il giardino è curato, i diversi murales raccontano la dedizione dei volontari che negli anni lo hanno voluto rendere un posto unico. Questo murales era un murales che già esisteva, ma c'è San Francesco, dove San Francesco, Sant'Antonio, la veduta dell'Isolotto, e abbiamo realizzato tutto questo così, in un anno di lavoro, lavorando il lunedì e il giovedì, ma qua 2-3 ore al giorno, perché dopo andavamo pure in cucina per cucinare, comunque siamo riusciti a fare tutto questo. La missione francescana vive grazie al lavoro infaticabile dei volontari, ma anche naturalmente attraverso le offerte. Durante le festività natalizie non mancano iniziative di beneficenza, come la vendita di oggetti, lavori artigianali, perfette idee regalo per Natale. Il ricavato poi viene destinato interamente all'acquisto dei generi alimentari. Questi sono tutti oggetti provenienti dalla spiaggia, perché sono sassi e tronchi che vengono dal mare. In questo caso ho fatto anche i pastori con i sassi. E io faccio queste cose a tempo perso e poi divento così esposti per beneficenza alla mensa dei poveri. Credo che sia la quarta o la quinta volta che faccio questa esperienza, una volta l'anno, sempre sotto Natale. E a Natale, come normalmente sappiamo, è un momento di gioia e di felicità, ma non bisogna dimenticare anche chi questa gioia e questa felicità non la può vivere appieno, in particolare coloro i quali sono in ospedale e ancora di più quando sono bambini. Siamo andati al Garibaldi, dove le All Stars hanno regalato giocattoli ai bambini talassemici e li ricoverati. Vediamo. Un momento di gioia condiviso per regalare doni ai bambini del reparto talassemia ricoverati all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. All Star Sicilia ancora protagoniste nella solidarietà con Babbo Natale, che ieri pomeriggio ha donato ai più piccoli giocattoli confezionati apposta per regalare un po' di spensieratezza ai bimbi affetti dalla malattia. Un'esperienza che si rinnova anche per questo Natale 2022. Natale arriva per tutti, è stato un anno, anzi sono stati degli anni difficili con la pandemia da Covid, è arrivato il momento, pur con tutte le precauzioni del caso, di tornare a riprenderci i nostri spazi alla nostra vita. Per i bambini il Natale rappresenta sempre un momento gioioso, un momento di rinascita, e quindi è bello che ci sia questo momento anche per i bambini seguiti nel nostro centro, che vivono l'esperienza della malattia quotidianamente, perché sono sottoposti a cure che li vedono in ospedale 2-3 volte al mese, e quindi un momento di accesso all'ospedale per qualcosa che non è terapia, ma per qualcosa che è un dono e gioia, non può che essere un bel momento. Qual è la situazione al momento in questo reparto? La situazione, da un punto di vista della presenza pediatrica, è in aumento. Questo
vuol dire che forse sta cambiando qualcosa nella percezione della talassemia. La talassemia è una malattia ereditaria, la prevenzione è importante. Leggere che oggi la medicina ha raggiunto degli ottimi livelli di terapia per le persone affette, che quindi hanno una prognosi aperta, cioè vivono la loro vita, abbiamo persone della quinta, sesta, settima decade, quindi avanti negli anni, con una prognosi aperta di sopravvivenza che speriamo sia più lungo possibile e nelle migliori condizioni cliniche, ha spinto tante persone a pensare che sia una malattia curabile. È una malattia trattabile al momento, trapianto a parte, che comunque condiziona la vita della persona. Noi dello Star Sicilia siamo i primi in gare di solidarietà, nel senso che comunque vogliamo fare da traino per tutte quelle opere di bene che poi vengono e possono essere comunque imitate in senso positivo. Da qualche anno ovviamente veniamo negli ospedali e andiamo a trovare questi piccoli pazienti che sicuramente possono ricevere un dono e quindi passare una giornata diversa dal solito, perché come spesso accade, magari come in questo caso oggi, i bambini ricoverati nel reparto di talassemia vengono qui a sostenere le cure, quindi oggi invece vengono a ricevere un regalo e quindi diventa anche un approccio diverso per il paziente piccolo. Un sorriso è anche un messaggio di speranza. Assolutamente sì, lo Star Sicilia fanno questo e faranno sempre questo, quindi fin quando c'è la speranza sarà possibile comunque migliorare anche la propria condizione salutare, e quindi in questo caso uniamo il divertimento a quello che poi invece è la cura che il bambino sostiene. E abbiamo parlato di beneficenza, di darsi una mano nel periodo di Natale, dovremmo farlo tutto l'anno, ma particolarmente in questo periodo. Pare che non facciano beneficenza, anzi stanno approfittando di quella che è la situazione dei tanti siciliani che rientrano dal luogo dove lavorano al nord, e per questo l'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti delle compagnie aeree Ryanair, Wizz Air, EasyJet e ITA, per vedere se si sono messi d'accordo a alzare i prezzi. L'antitrust ha aperto queste istruttorie perché il 13 dicembre scorso il Codaconsul Sicilia ha appunto inviato una richiesta perché si approfondisse questo argomento. D'altra parte è una situazione particolare ed è un altro modo per allontanare dai propri cari con questi prezzi che oggi stanno applicando le compagnie aeree. Cambiamo decisamente argomento nella speranza che questo problema si risolva. Andiamo ad Aci Catena, dove sono invece buone notizie per la zona archeologica. Vediamo. Rilanciare e rendere fruibile l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, inserita nel sistema del Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci. Sulla carta il progetto apre nuove possibilità di promozione turistica, nella realtà è quasi del tutto sconosciuto e da anni al centro di lavoro di sistemazione dell'area museale, mentre l'anfiteatro in pietra è finito al centro di un'inchiesta della magistratura etnea su presunti illeciti. Eppure si tratta di uno dei rinvenimenti della Roma antica tra i più estesi del comprensorio, in principio colonna greca, successivamente romana, con l'edificazione degli edifici termali ancora presenti e sin dall'Ottocento lo sfruttamento della sorgente di acqua sulfurea che alimentava le vicine terme di Cereale, di proprietà della regione siciliana, fallite e depredate. Nel sito insiste anche la chiesa che diede origine al culto di Santa Venera, patrona di Cereale, edificio sacro risalente al 1300, meta di pellegrinaggio. Periodicamente si accende il dibattito su come mettere a sistema il parco archeologico e inserirlo nei percorsi turistici secondo un calendario stagionale ben definito. La primavera, la stagione ideale, attraverso mirate campagne promozionali d'insieme con le altre strutture appartenenti al più articolato programma dei parchi archeologici siciliani, strutturate dall'assessorato regionale e beni culturali, mai del tutto decollati, certamente in quella cese che pure vanta una serie di attrattive sul piano archeologico e paesaggistico di tutto rispetto, in aggiunta al ricco patrimonio composto da chiese ed edifici barocchi. Si discute coinvolgendo studiosi, politici e gli stessi direttori dei parchi, ma non si trova la quadra sul da farsi e questo immenso patrimonio di cui disponiamo rimane come sospeso in una terra di mezzo, nell'indifferenza di chi dovrebbe fare e non fa. Nel corso dell'ultimo incontro sul sistema archeologico delle Aci, tenutosi nel locale della chiesa di Santa Venera a Pozzo, l'unico che ha alzato la voce spronando la classe dirigente ad attivarsi è stato il professor Edoardo Tortorici, professore ordinario di topografia antica dell'Università degli Studi di Catania. Il direttore del parco, Giuseppe
D'Urso alla nostra richiesta di un'intervista, ci ha garbatamente invitato a rivolgerci all'assessorato regionale competente, il quale a suo dire avrebbe inviato una nota a tutti i direttori dei parchi invitandoli a concordare con Palermo eventuali interviste con gli organi di stampa. Ricercatori e studiosi invece insistono nell'avviare programmi di promozione mirati, mettendo a sistema i siti archeologici siciliani. La storia e le ricerche sin qui effettuate sulle terme di Santa Venera a Pozzo da sole possono imprimere una svolta al turismo delle ACI. Credo che sia una delle aree archeologiche più importanti, più antiche, più note a partire da secoli, insomma. E c'è questo fatto che è nata da una sorgente d'acqua, dalle capacità medicamentose che ancora poi è stata poi utilizzata anche recentemente attraverso le terme di Acireale, e attorno a questo è sorto una sorta di piccolo, come dire, borgo, non piccolo, insomma, di un insediamento che è stato identificato con Acium, che era noto dalle fonti letterarie. Ora, in questi ultimi tempi è ancora venuta di più alla luce l'importanza di questa area, perché sono state trovate almeno 4 o 5 fornaci che producevano materiali per costruzione, sia anfore, sia materiali edilizi, coppi, tegole, eccetera, che venivano poi imbarcati sulle navi e portati a Catania per essere poi esportate. E la cosa bella è che sono stati trovati proprio i relitti con dentro i materiali che provenivano da qua. Restando in qualche modo in questo campo, vediamo cosa a Catania si sta cercando di fare per poter permettere ai turisti o anche a coloro i quali sono residenti anche da fuori province per gustare i monumenti. Catania ne ha tanti, come tante altre città siciliane, ma in particolare la sera, con una illuminazione adeguata che mette in risalto caratteristiche particolari che forse durante la giornata non si notano. Vediamo. Catania si illumina. Per diversi siti monumentali del barocco etneo è finalmente arrivato il momento di essere ammirati anche di sera, al buio. Proiettori luminosi a LED su iniziativa dell'amministrazione comunale da ieri sera esalteranno la bellezza e il valore artistico dei monumenti grazie alle risorse della tassa di soggiorno. Alle 18 il commissario straordinario Federico Portoghese e l'arcivescovo Luigi Renna si sono recati in via Vittorio Emanuele per l'accensione dell'illuminazione artistica del prospetto laterale della Basilica Cattedrale e dell'intera chiesa Abbadia di Sant'Agata con le relative cupole di pregio artistico settecentesco. Luci accese anche per la facciata della Basilica Collegiata in via Etnea e di via dei Crociferi. Un'atmosfera tutta nuova in simbiosi con il Natale che risalta l'arco di ingresso in pietra lavica della chiesa di San Benedetto e gli altri due monumenti ecclesiastici intitolati a San Giuliano e San Francesco Borgia che compongono il simbolo del barocco catanese in una delle strade più filmate e fotografate d'Italia. È il nuovo skyline notturno di Catania, realizzato grazie al lavoro del direttore dei servizi tecnici manutentivi comunali, Salvo Leonardi, coordinatore degli interventi curati da Enel Sole, che si è aggiudicata la procedura di evidenza pubblica a ribasso grazie all'impegno di spesa di circa 100.000 euro prelevati dai fondi della tassa di soggiorno. Un modo intelligente di impiegare le risorse del contributo, afferma il commissario straordinario del Comune di Catania, considerato il grande valore di richiamo anche turistico di questa nuova azione di valorizzazione del patrimonio monumentale e artistico cittadino. Un ringraziamento particolare Portoghese lo ha poi rivolto al capo di gabinetto Giuseppe Ferraro per l'attenta e costante gestione oculata delle risorse extra bilancio che consentono di operare per la città senza aggravare sul bilancio comunale. La realizzazione di interventi di illuminazione di diversi siti, promossa già lo scorso anno dall'amministrazione comunale, rientra in un piano di rivalutazione di chiese, musei e palazzi storici, capaci di esaltare gli elementi architettonici del barocco della città di Catania, ammirato in tutto il mondo, d'ora in poi, anche di notte. E accanto a quelle che sono le bellezze artistiche che le nostre città e Catania in particolare hanno, ci sono anche delle altre realtà che servono per attirare i turisti, anche per far conoscere quello che è l'animo di noi siciliani. Ci riferiamo ad una particolarità nella zona di Acireale, che è stata la patria per quanto riguarda l'opera dei pupi. Col prossimo anno dovrebbero esserci degli interventi per sistemare il teatrino. Vediamo.
Teatro dell'Opera dei Pupi di Via Alessia da Cereale. L'impresa che si è aggiudicata l'appalto ha già effettuato un sopralluogo e entro il prossimo mese di gennaio dovrebbe avviare le opere di ristrutturazione dei locali chiusi per inagibilità da anni. La Regione, Dipartimento ai Beni Culturali, programma denominato Teatri Siciliani, ha disposto, su proposta della Giunta Comunale, un finanziamento di 300.000 euro per la riqualificazione del manufatto che presenta varie criticità strutturali in seguito alle copiose infiltrazioni di acqua piovana dal tetto. Si tratta di un teatrino di proprietà comunale in cui si è esibito il grande puparo Emanuele Macri, figura di prim'ordine dell'antica arte dei pupi siciliani, acclamato sia in Italia che all'estero. L'opera dei pupi a Cereale ha una lunga tradizione e prima della chiusura nel piccolo teatro del centro storico cittadino, le rappresentazioni di personaggi della cultura popolare si susseguivano con regolarità, coinvolgendo scolaresche locali e non, ma anche gruppi di turisti appassionati di questa secolare arte, riconosciuta patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Un dovere morale riqualificare il Teatro dei Pupi per ciò che ha rappresentato e rappresenta nella cultura della città. Perderlo avrebbe significato imprimere un altro schiaffo al patrimonio cittadino depauperato nell'indifferenza generale, come le terme, gli stabilimenti di imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale Pozzillo, oltre alle strutture alberghiere una volta vanto della comunità chiuse o fallite. Il Teatro dell'Opera dei Pupi, riqualificato, costituisce un tassello significativo della memoria storica di una comunità. All'amministrazione il compito di vigilare sulle programmate opere di riqualificazione affinché si evitino gli errori del passato, di lavori eseguiti alla meno peggio. Il Teatro Maugeri docet. Se tutto procederà senza intoppi, il 2023 sarà l'anno della ripresa degli spettacoli dei pupi siciliani. L'assessore alla cultura e al turismo Fabio Manciagli. Finalmente una buona notizia, dato che questo è un progetto tanto atteso in città, tanto atteso dai dalle persone proprio del settore, ma tanto atteso anche da noi come amministrazione, perché è un progetto su cui abbiamo puntato e su cui veramente ci teniamo. La rivalutazione di questo teatro ci auguriamo che possa dare proprio uno slancio a un settore che oggi è un po' carente, però sicuramente importantissimo per la nostra storia acese ma anche siciliana tutta, cioè quella degli spettacoli dei pupi siciliani. Finalmente, come diceva bene lei, ieri c'è stata questa firma del contratto, ora si aspetterà proprio la consegna dei lavori che probabilmente saranno a inizio del nuovo anno, ma sicuramente ci auguriamo che questo possa tornare al più presto funzionale proprio per dare un servizio a tutta la cittadinanza. Peraltro è anche un attrattore turistico e poi anche il ricordo del grande maestro puparo che è Emanuele Macri, che la città non l'ha mai dimenticato. Esatto, noi siamo stati sempre molto attenti a questo discorso dei pupi, tanto è vero che per anni abbiamo fatto una natività in Piazza Duomo proprio con i pupi siciliani, dando un omaggio a Emanuele Macri, ma anche quest'anno per Natale stiamo facendo lo spettacolo dei pupi dedicato a Macri, quello sulla natività. Questo è un appuntamento che in qualche modo non soltanto appassiona i bambini, ma appassiona anche tutti i curiosi. Bene, gentili telespettatori, non ci sono notizie dell'ultimo momento. Come sempre, prima di salutarci, vediamo l'angolo del meteo per quanto riguarda questa vigilia di Natale. Continua ancora una volta il trend positivo che ha visto la Sicilia toccare delle punte più alte al di sopra di quelle che sono le medie stagionali. Come vedete, la vigilia di Natale sarà all'insegna del bel tempo, così come il Natale stesso. Molti turisti che arriveranno grazie a questo sole. I mari sono caldi. Vediamo le temperature. Temperature superiori alla media, naturalmente. Palermo 15-19, Messina 16-20, Catania 13-21, Siracusa 9-21, come sempre, e nella più bassa 7-15. Bene, a questo punto non mi resta che ringraziarvi per essere stati assieme a noi. Vi ricordo che se volete vedere il nostro notiziario potete farlo sui social e in più aggiungo gli auguri più fervidi per quanto riguarda il Natale e le festività legate al Natale. A nome mio personale, a nome della proprietà e di tutto il personale della RAI, tecnici e giornalisti. Auguri, buon Natale.